Come anche la Sardegna siamo nuovamente al secondo appuntamento con la Guardia Costiera, Capitaneria di Porto di Cagliari, per la situazione, per aggiornamenti appunto sulla situazione dei marinai della Kenza. Siamo oggi venuti anche stesso in compagnia con l'associazione Stella Maris, proprio per capire anche da quanto viene confermato oggi rispetto agli ultimi elementi del Tribunale di Cagliari che ha messo sotto sequestro la nave Kenza. E quindi abbiamo voluto incontrare il comandante della Capitaneria di Porto che ci ha informato sul stato della situazione sia dei marinai e sia sullo stato della situazione appunto anche di tutte le norme e delle varie regole che ovviamente questa situazione un po' preoccupante sia per i lavoratori imbarcati appunto nella Kenza e sia per tutto quanto quello che riguarda invece anche i lavoratori marittimi che quotidianamente arrivano nel porto di Cagliari. Un incontro molto positivo che come ACLI abbiamo voluto contribuire sia a sostenere l'iniziativa appunto a tutela dei marinai della Kenza, ma che è un primo passo per l'avvio di una collaborazione tra l'associazione Capitani di Porto, Stella Maris e tutte le altre organizzazioni che si occupano dei lavoratori marittimi. Lavoratori che molte volte sono dimenticati anche dall'opinione pubblica, invece offrono quotidianamente un lavoro importante per quanto riguarda anche appunto la nostra economia e la nostra tutela di Sardi. Abbiamo, come anche la Sardegna, voluto offrire anche un piccolo contributo per aiutare appunto questi lavoratori che attraverso i servizi erogati dall'associazione Stella Maris e dall'associazione dell'organismo Welfare Marittimi li sta supportando quotidianamente. Quindi le ACLI della Sardegna impegnate in questa situazione a maggior ragione sempre più vicine appunto ai lavoratori e questa volta vicine ai lavoratori marittimi.